my limits and all the trap that i time was well spent that's where the knew Salve a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito, parliamo di e-bike, e -bike, in questo caso delle bike della Iconi. La versione Marines eh, questa e-bike che ho acquistato e voglio farci una recensione perché secondo me è una grande e-bike è un e-bike appunto della iconi questo marchio che trovate eh, in tantissimi store online poi vi lascio il link in descrizione di dove acquistarla la cosa bella di questo marchio c'è anche uno store eh, proprio della iconi a livello online eh, abbiamo un'assistenza online ho preferito scegliere un marchio tipo iconi per avere comunque eh, determinate garanzie dal punto di vista dell'assistenza della garanzia appunto di due anni, eh, quindi di avere una certezza che ci sia. Qualcuno che mi faccia assistenza nel caso succedesse qualcosa a questa bicicletta a livello meccanico in questi anni di garanzia, e, o nel caso io vada a diciamo danneggiare la bicicletta e possa comunque ritrovare i pezzi di ricambio per sistemarla. Questo secondo me è un discorso da tenere in considerazione quando si va comunque ad acquistare una fat bike come questa, che comunque inizia già ad avere un prezzo importante, perché comunque le fat bike eh, non costano poco, si parte comunque sempre da prezzi abbastanza importanti. In questo caso parliamo di una fat bike che costa 1190 euro, eh, poi ovviamente se acquistate fatbike nei vari store cinesi eh, le pagate qualcosina meno, però poi diventa un po' più, tutto problematico quello che è secondo me la garanzia o meglio i due anni di garanzia, l'assistenza e tutte queste cose, poi uno valuta eh, cosa preferisce risparmiare e eh, non avere magari queste cose o questi servizi nel tempo o spendere qualcosina in più e avere un marchio che ci dà tutti questi servizi quindi io ho scelto questa colorazione Marines perché comunque è davvero accattivante verdone eh, con i cerchi neri poi con le gomme Kenda eh, 20x4 eh, ragazzi diventa davvero super accattivante dal punto di vista estetico eh, anche a livello qualitativo eh, non si fa mancare niente abbiamo una batteria da 36 volte della Samsung quindi batterie di qualità abbiamo eh, dei freni della Tektro eh, ovviamente non idraulici ma frenano benissimo perché comunque è un buon marchio a livello di freni anche se in questo caso eh, non sono idraulici eh, anche perché sennò la bicicletta sarebbe costata sicuramente molto molto di più poi abbiamo i pedali richiudibili andandoli a premere possiamo andare a richiudere i pedali quindi abbiamo veramente un ingombro eh, più compatto quando andiamo a caricare nella macchina perché lei ovviamente avendo il telaio eh, diviso a metà e il manubrio che scende diventa davvero compatta e va ad avere delle misure di 96 x 60 x 70, quindi eh, ci sta tranquillamente nel bagagliaio di una macchina non piccolissima. Ovviamente. Nella mia Peugeot 2008 ci sta eh, benissimo nel bagagliaio, eh, quindi a livello di ingombro diventa comunque accettabile. Essendo comunque una fette bike, avendo de delle ruote abbastanza importanti. Poi all'anteriore. Abbiamo le sospensioni, sono delle sospensioni non a olio, all'interno delle sospensioni abbiamo solo una molla che comunque fa il suo dovere per l'utilizzo che comunque ha questa bicicletta, perché comunque è una bicicletta eh, non per cose estreme, per andare su uno sterrato, per andare nei sentieri, per andare nei campi, ma non per fare cose estreme, non si viene giù da una montagna con questa bicicletta, anche perché avendo poi il telaio diviso a metà, magari anche no. Eh, poi un'altra cosa che volevo farvi vedere è la sella che si va ad inclinare anche lei appunto per un discorso di ingombro quando andiamo a caricarla in macchina e anche per andare a estrarre la batteria e poi qua sotto per avere più comodità abbiamo dei tamponi in gomma che vanno ad ammortizzare eh, quello che già è la sella che è bella imbottita ma questi tamponi in gomma fanno ancora più da ammortizzatore per il nostro sederino. Eh, poi eh, passiamo a quello che è la parte del motore. Allora, il motore è un motore da 250 watt, appunto, perché è quello che è legale qua in Italia. E un altro discorso che volevo farvi, appunto, anche questo. Io ho preferito acquistare una bicicletta che abbia un motore legale, eh, perché poi non voglio avere storie nel caso dovessi fare un incidente e via dicendo, la bicicletta è legale. E ovviamente, oltre al motore da 250 watt, abbiamo anche la velocità bloccata a 25 km/h. Eh, questo che è il limite di legge che c'è qua in Italia. Ovviamente oltre i 25 km/h bisogna pedalare e il motore non ci fa più assistenza. Eh, anche questo discorso uno può fare quello che vuole, può andare a sbloccarla su YouTube. Ci sono un sacco di video per andare a sbloccare e dicendo, però poi si va a perdere quello che è la garanzia. E poi si va comunque fuori legge, quindi uno deve valutare bene cosa deve fare con questa fat bike. Se va solo nei campi, può fare quello che vuole, quindi andare a sbloccarla e via dicendo, se però deve andare in strada, secondo me va tenuto in considerazione un po' tutto. Poi abbiamo un fanalino posteriore che dobbiamo andare ad attivare noi manualmente con l'interruttore qua dietro, mentre quello anteriore si attiva eh, dal display di comando qua sopra. In con cui andiamo a poi a regolare tutte quelle che sono le impostazioni della bicicletta. Allora, questa borsina ragazzi però non è inclusa nella bicicletta, l'ho comprata a parte, l'ho comprata su Amazon, vi lascio il link in descrizione nel caso vogliate acquistarli, l'ho acquistato per mettere dentro le telecamere, il drone da bere, cioè veramente di tutto, perché comunque mi veniva comodo avere qua sopra una borsetta di questo tipo, eh, quindi nel caso la vogliate acquistare per una vostra bike che magari avete già... O uh, per questa e-bike, vi lascio il link di Amazon in descrizione. Un'altra cosa bella di questa bicicletta è che la batteria si può caricare separatamente dalla bicicletta. Quindi, andando a premere con la chiave e andando a girare verso il basso, andiamo a sbloccare la batteria che possiamo andare ad estrarre. E andare a caricare eh, in qualsiasi posto noi vogliessimo portarla quindi la bicicletta, magari rimane in garage o che ne so, in macchina. Eh, non so dove la mettete, dove volete e la batteria la mettete a caricare in maniera indipendente. Poi, come cambio, monta un cambio Shimano. Turni TZ eh, a 6 rapporti eh, che funziona benissimo, eh, mi è piaciuto davvero tanto. Poi anche come manopole, ragazzi, è davvero finita bene. Guardate che belle che sono con il blocco qua in metallo, con la vite che tiene fermo la parte in gomma, davvero eh, di qualità. Anche le manopole, poi guardate anche i cavi. Con I loro passacavi, anche questo ci fa capire il livello eh, di qualità della bicicletta. Ovviamente abbiamo eh, il manubrio regolabile in altezza, come ovviamente la sella, e riesce a portare un peso di 120 kg. Ovviamente tutto questo andrà poi a influire sull'autonomia. L'autonomia che viene data per circa 40 km però poi questo è davvero variabile come tutte le bike dipende da quanta assistenza utilizziamo eh, da quanto peso eh, carichiamo sulla bicicletta eh, da quanta salita facciamo da quanto pedaliamo dipende da troppe cose che veramente lasciano le bike eh, con un punto di domanda su quello che è realmente il consumo della bicicletta perché ha troppe troppe variabili poi adesso vi faccio vedere il quadro di controllo allora innanzitutto andiamo ad accendere la bicicletta appunto girando la chiave su on questo è lo portellino di ricarica dell'alimentatore allora abbiamo girato la chiave su on e andiamo ad accendere il quadro per accendere il quadretto qua sopra andiamo a cliccare il pulsante qua sotto ok il quadro si accende dove abbiamo tutte le informazioni quindi eh, carica della batteria eh, assistenza che andiamo ad aumentare e diminuire con questo eh, più e meno perché abbiamo comunque 5 livelli di assistenza a livello di eh, motore che ci vengono in aiuto poi abbiamo i chilometri eh, percorsi, i chilometri percorsi da quando l'abbiamo acquistata, eh, la velocità media, la velocità massima, quindi tutte le classiche informazioni che abbiamo normalmente in questa eh, tipologia eh, di strumentazione. Poi eh, volevo farvi sentire il clacson. Un clacson ovviamente eh, tipo quasi quello di un motorino, perché comunque se lo utilizziamo in città è bene avere un buon clacson. Poi come vi ho detto il cambio, il cambio Shimano a sei rapporti, e quindi, ragazzi, penso di avervi detto tutto per quanto riguarda eh, la mia Iconi Marines questa bicicletta appunto che ho acquistato, che mi ha dato per adesso soddisfazioni incredibili. È vero che non l'ho ancora utilizzata per chissà quanto tempo, però. Ci ho già girato abbastanza, ci ho già fatto anche strade abbastanza impegnative per quello che per comunque eh, può essere impegnativo per una bicicletta di questo tipo, e devo dire, tanta tanta roba! Mi è piaciuta davvero davvero tanto. Quindi ve la straconsiglio: eh, se volete acquistare un e-bike, io vi consiglio questa Iconi. Poi, ovviamente, ce ne sono altre mille. Ma per quello che riguarda me, che l'ho acquistata, devo dire. Tanta, tanta roba. Quindi, ragazzi, se questo video in cui vi ho portato la mia e-bike e con i marines vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler. Infatti, erano arrivati spoiler di questa e-bike. Eh... Quindi, uh, sicuramente su Instagram arriva tante cose prima di arrivare su YouTube. Iscrivetevi se vi va al mio canale Tegamo Offerte per sostenere questo canale. Ma, soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao.